se io ho chiamato sovversione, passione e sovversione, la passione c'è sempre perché la Rosselli vive la vita con intensità molto forte. La sovversione, se devo definirlo, mi sono fatto un elenco di possibili sovversioni che sono nella poesia, nella scrittura della Rosselli. È sovversione dell'ortografia, un'ortografia fuori norma, il maschile diventa femminile e viceversa, no? È una sovversione contro la normatività della lingua, contro le regole. Guardate che non sono quello che non piaceva a lei, altra cosa che non era piaciuta meglio Pasolini, il lapsus. E poi lui l'aveva detto in senso forte, a rileggerlo ancora oggi, quanto dice Pasolini del lapsus, non dice che è un errore, non dice che è uno scambio, no, dice che dentro al lapsus ci può essere anche proprio questo stare al limite e stare tra una dimensione visionaria e una dimensione reale. Aveva capito di più di quello che lei gli consente. Non le piace la definizione di lapsus, perché appunto intende che la sua scrittura è sovversiva di tutto quanto è conformismo. E allora l'ortografia è fuori norma, le concordanze grammaticali sono fuori norma, la sintassi è fuori norma, ed è fuori norma anche questa accensione delle immagini, ma è una poetessa di furori, è una poetessa di improvvise accensioni e non sono neanche preparate, perché anche nei testi che abbiamo visto prima arrivano così, no? Inattesi. E poi è la lucidità metrica che è fuori norma. Tutta la sua poesia è costruita su questa grandiosa competenza del blocco metrico, del cubo, dello spazio metrico che non ha fratture interne ed è costruito su iterazioni di quelli che in musica si chiamano i fondamentali. Lei trova il fondamentale e lo replica lungo il testo, in variazioni belliche trovate decine di poesie che iniziano con sé e il sé diventa il fondamentale e viene iterato lungo tutto il percorso. Oppure preposizioni, per, in, e questo, con questo costruisce. Beh, se non è sovversione della normale uso della metrica, che è tutt'altra cosa, lei è fuori degli schemi tradizionali del verso. E dunque, e ancora, è sovversione questa dialettica che c'è sempre nella sua poesia tra concretezza e astrazione. Pare che parli di cose lì a portata e poi invece esplode verso una dimensione da poesia, anche è stato detto, verso i mistici elisabettiani o verso, c'è tanto Shakespeare anche dentro. Allora, non dico proprio altro perché non amerebbe, io l'ho avuta, dicevo con qualcuno prima, l'ho avuta ospite, Amelia Rosselli intorno alla fine anni 80, all'inizio del 90, in via Zamboni 32, in quella che si chiama oggi Aula Forti, al primo piano del nostro dipartimento, e venne e fece una bellissima lezione per 2 ore senza sbagliare una parola. Iniziò raccontando brevissimamente, ma con molta reticenza, la sua vicenda biografica. Venendo ai suoi testi, cominciò a leggere i testi, non sopportava che un critico parlasse di lei, quindi sono stata molto zitta, e fine delle 2 ore, iniziò invece il suo percorso dei traumi. Scendemmo sotto il portico del comunale, si appoggiò alla colonna e disse la fitta. E bisognò chiamare il medico, ma poi rimase a Bologna, raccontavo prima, invece che solo un giorno, 3 giorni, perché si trovò benissimo e trovò delle persone che gli avevano dato affetto. Io leggo l'ultima poesia di Variazioni belliche, bisognerebbe spiegare il titolo, credo che tutti sappiate, insomma, variazioni è un termine che si lega alla musica e alla composizione, e alla musica seriale post-dodecafonica, che è quella che lei
aveva forse più approfondito. E variazioni è un termine quindi legato a questo, che si basano le variazioni sulla scelta dei fondamentali che poi vengono iterati lungo il testo. Belliche, belliche, chiara, richiama tante cose. Richiama certo i ricordi della seconda guerra mondiale, come non può richiamarli, c'è anche la bomba in tante poesie della Rosselli, c'è l'esplosione atomica, ma richiama belliche, il bello è la guerra tra l'io e il tu, questo tu che è sempre da inseguire, e quindi richiama anche la distanza, la frattura tra la concretezza e l'astrazione. È un aggettivo da interpretare in tante dimensioni. Dunque, Variazioni belliche, che esce nel 1964, è chiuso da questo testo. Ora provo a leggervelo, direi che dovrebbe essere un esercizio collettivo provare a spiegarlo, perché è difficile. È molto intenso. Tutto il mondo è vedovo se è vero che tu cammini ancora. Tutto il mondo è vedovo se è vero. Tutto il mondo è vero se è vero che tu cammini ancora. Tutto il mondo è vedovo se tu non muori. Tutto il mondo è mio se è vero che tu non sei vivo ma solo una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca rimasi dalla tua nascita, e l'importanza del nuovo giorno non è che notte per la tua distanza. Cieca sono che tu cammini ancora. Cieca sono che tu cammini. E il mondo è vedovo, e il mondo è cieco, se tu cammini ancora, aggrappato ai miei occhi celestiali. Ancora. Leggo cercando che mi spieghi di capire che cosa sta dicendo. Voi capite e sentite che questo è tutto un dialogo disperato con un tu. Lei parla con un tu, cioè un io che parla con un tu. E questo tu è apparentemente sfuggente. Addirittura c'è il ribaltamento della morte, cioè tutto il mondo è vedovo. Vedovo è una perdita, è privo di qualche cosa. Tutto il mondo è privo di qualche cosa, non se tu sei morto, se è vero che tu cammini ancora. Io sento che tutta questa poesia è gestita sulla distanza da questo tu. È anche più tragico che lei senta il tu distante mentre questo tu è vivo, esiste, ma lei non lo raggiunge. Ed è questa la dimensione tragica di questa poesia. Qualcuno ha detto, sta parlando del padre? È un lutto filiale? Qualcun altro ha detto, sta parlando di qualcuno di cui ha provato a innamorarsi? E voi sapete, c'è stato all'inizio, giovanissima, 19-20 anni, quando era a Roma, Rocco Scotellaro, che ha lasciato il segno nella sua vita, ma poi qualche piccola altra cosa, Dario Bellezza e vicende che non sono mai riuscite a darle questa vicinanza di un affetto di cui sentiva il bisogno. Allora, tutta la prima parte della poesia, visto che si parla dei fondamentali, è retta su vedovo, sul concetto di vedovo. Poi tutta la seconda parte della poesia è sul concetto di cieca. Allora, questo io che riesce a possedere la realtà solo se questo tu diventa assente. È una testimonianza di impossibilità di raggiungere l'oggetto d'amore, che sia appunto il padre, che sia persona che lei sta cercando. Notate che quando scriverà Documento, e saremo nel 76, Documento
movimento sarà tutto l'inseguimento di un tu. E quindi questa poesia lascia come sigla di Variazioni belliche un momento che per lei è fortemente avvertito come momento di solitudine e di abbandono. La chiusura, ancora aggrappato ai miei occhi celestiali, gli annotatori dicono è un anglismo, i suoi erano occhi celesti, ma dentro anche qui c'è il senso di qualche cosa che rimane freddo e rimane come ghiaccio irraggiungibile dal senso dell'affetto. Quindi è una poesia, come tutte le poesie di Amelia Rosselli, che non finiamo di poter spiegare, ma che ci prendono dentro e ognuno di noi può andare avanti a sentirla.